Tele Durruti, la libreria antiquaria Pugačov. Il Natale si annuncia. Già ieri ne ho intuito la presenza nell'aria. Quindi un momento di regali. Galilei. Capitale. La donna che sparò a Mussolini. Il duello delle aquile per gli appassionati di battaglie nei cieli. La Treccani. Cosa viene tutta questa? Se io volessi regalarla al mio idraulico che aspetto da giorni, cosa verrebbe quella Treccani lì? Invece di 1200, 200. 200. E le opere di Mussolini lassù, queste grigie? Sì. Invece di 500, 200. 200, tutto 200. Sì. Le poesie di Pierpaolo Pasolini? 30 euro. 30 completo. Euro. No, 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 in realtà non sono accompagnato. Questa è una prima edizione. Poeta del quartiere, come diciamo sempre. Le poesie di Caproni, altro poeta del quartiere, Monteverde Vecchio. La storia di Montale. Landolfi, Savinio, oppure andando nel qualcosa di pornografico, il codice dei fidanzati, Peinè e Campanile, questo cosa viene? 20 euro. 20 euro. Quindi in proporzione più questo della Treccani. Sì. Dove sei Treccani? Eccola, mostriamola. Sicuramente. Guareschi. Italia provvisoria. Quanto viene? 30. 30 euro, anche questo batte. Siccome invece cose di pornografia non ne vedo più. C'era una bella cosa pornografica che non vedo più. Arriva. Vediamo. Ah, questo è Pichard. Sull'opera di Pierre-Louis. Pierre-Louis, Le trois filles de l'Hermer. Le figlie di puttana, in poche parole. E questo cosa viene? 200. Addirittura? Sì. Questo vince più di tutti. Sì. E perché vince più di tutti? Perché è rarissimo. Addirittura rarissimo. Sì. A parte l'opera che Pichard ha fatto con Volinsky, ossia sì. Paulette. Sì, sì, la Paulette si trova. Quindi praticamente Pichard vince su la Treccani. Sulla Treccani, alla Corsa del Topo di Lozier. Ebbe un grande fumetto cinematografico. Vediamo. E questa è la storia economica? Storia economica di Cambridge? Sì. 300. Ma quella tiene. È pure esaurita, però. Ecco l'album di Garibaldi fotografico, per chi fosse interessato a cose risorgimentali, curato da Vladimiro Settimelli, che è stato un amico. Cosa viene Garibaldi? 30 euro. 30 euro, anche Garibaldi lo diamo via per pochissimo. Questo cos'è? Quo Vadis Vigile. La storia dei vigili urbani di Roma. Questo Venanzio Lucernoni. Vediamo cosa ci... Questi sono i vigili. Ammazza. Ce n'era uno vigile con la barba cardata, la Befana dei vigili. Stata abolita la Befana dei vigili. Sì. Che prendeva le multe ai passanti, pensa, davanti al Teatro della Cometa, sotto il Campidoglio. Era cattivissimo. No, c'era quello in Piazza Venezia. Quello però non era cattivo. No, quello c'era le montagne di regali. Eh sì. Come possiamo chiudere? Mastro Titta, il boia di Roma.
ha fatto fuori tipo 150 persone? Poche, direbbe qualcuno. Quanto viene Mastro Titta? 25. 20, anche Mastro Titta in proporzione. La cucina del Lazio, la cucina del Lazio. Ah, qui vediamo i fumetti. Topolino e i pirati. Del 37, eh? E quanto viene? 50. Cazzo, più della i pensieri di Pippo, che rispondevano a quelli che impropriamente venivano chiamati i pensieri di Mao. Non proprio. Paperon dei paperoni. Paperon dei paperoni, questi non vanno niente, questa è tabeta. Sì, sì. Questi per poca roba, poca roba, poca roba. Poi ci sono i racconti di Villa Panfili e di Villa Sciarra. Anche questo. Parlando sempre del quartiere. Vorrei chiudere con una cosa, diciamo, toccante. Cosa? Calvino era un uomo arido, quindi non regaleremo Calvino. Tomasi di Lampedusa. Cos'è più toccante di questo povero bambino? Questo è mio zio. Mio zio Otello. No, non è vero. Però mia zia è stata fotografata accanto a Staraci in un album pubblicato da... Adesso non rammento... Trovo mia zia anni fa, fiero l'occhio, svelto il passo. Poveretti. Benissimo. Poveretti. Poveretti, questo è figlio della lupa. Certo. Cosa viene questo albo? 20 euro. 20 euro, anche questo sconfigge tutti gli altri. Sì. Bene, suggerimenti per il Natale. Qui alla libreria Pugacioff di via Andrea Busirivici, Monte Verde Vecchio. Stai cercando qualcos'altro da mostrare? Certo. L'ultima. Sì. Queste sono strenne che danno le banche. Queste non ci provate. No. Rasena, Francius, Italia. Ecco. No, questo... Roma. Ah, questo è Roma. Grande raccolta degli acquerelli inediti di Ettore Rösler Franz. Minchia. Tele Dorruti. Suggerimenti culturali per i regali di Natale.